Mario. Bentornati sul canale di Axios00, siamo qui con un nuovo video di Super Mario Maker. Siamo ritornati con i video dopo una piccola vacanza che mi sono preso, ci voleva, era un annetto che non ne facevo, quindi ci voleva direi. Allora, iniziamo subito con il primo livello di Fafi, credo si dica Fafi, ti chiedo scusa nel caso si dica Fafi, lo dico in tutti e due i modi, almeno non ci sono problemi. Si chiama Attento ai nemici, ho mettato il Super Mario Bros, record di Luigi Eggio in 7 secondi 669 millesimi, tentativi 28, riusciti 12, percentuale di vittoria 42,85%. Vedo dei Goomba enormi lì nell'anteprima e anche tanti tanti funghi, direi. C'è anche un Goomba alato lì tra le monete. Stupenda sta cosa. Ok, l'anteprima mi piace parecchio. Sembra molto breve, almeno vedendo un attimo il record. Ma può darsi che magari ci siano delle scorciatoie in qualche posto. Allora, intanto, siamo quella di Animal Crossing. Maledizione, non mi ricordo come si chiama. No. Sali. Volevo vedere che c'era. No. Uno lo prendo. No, non l'ho preso neanche uno. Maledizione. Volevo prenderne almeno uno. Vabbè, è andata male. Proviamo a entrare in questo tubo. Non ci si entra. Qui abbiamo ora. Allora, aspetta una. No. Allora, con calma e per piacere. Vediamo un po' se riusciamo. Grandi così. No, aspetta. Goomba, togliti di qui. Yeah! Maledizione. No. Ok, fatta. Qui che c'è qui sotto? No. Dai, questa è cattivissima. Hai messo un Goomba proprio lì. Bella però come cosa. Questa mi è piaciuta parecchio. Allora, proviamo a passare qui di sopra. Vediamo un po'. Di morire con leggiadria e bellezza. Ecco, perché a noi ci piacciono le morti estetiche. Allora, siamo esteti siamo dei geni. Allora, iniziamo un attimo a ripassare di sopra. Vediamo un po' se troviamo il posto giusto. Oh, qui ci sono solo nemici a quanto pare. Io passo sopra e poi faccio il salto lunghissimo. Stavolta non prendo questa parte. Se sentite rumori sottofondo sono le campane. Purtroppo qui c'ho le campane vicino. Intanto abbiamo finito il livello. L'importante è questo. Grandi noi. Allora, livello molto molto breve, ma molto molto carino. Mi è piaciuto parecchio, perché a parte il fatto che ci sono due modi di farlo, cioè passando di sotto o scorciando di sopra, però mi è piaciuto veramente tanto. Credo sia uno dei tuoi primi livelli a vedere un po' quello che c'era appunto in questa tua creazione. Quindi la stella io te la lascio. Tra l'altro c'è stata una nuova patch nel frattempo che non ho postato video. L'unica cosa rilevante è che praticamente ora c'è modo commentare senza mettere stelle, cosa che prima non era possibile fare, invece adesso è possibilissimo fare. Tra l'altro sono aumentati anche i disclaimer, intanto diciamo esci, sono aumentati i disclaimer che ti dicono di stare attenti a cosa puoi fare e cosa non puoi fare nei livelli, in modo da non venire, diciamo, da non vederseli tolti, da non vederseli eliminati dal web, e che è molto importante questa cosa. Quindi mi raccomando, seguite le linee guida che vengono dette, perché è molto molto importante. Andrò un attimo con il secondo livello di questo video. Livello di chiavi, che se non ricordo male ne avevo fatto un altro tuo, se non erro. Come si chiama? Stamped. Ammettato in Super Mario Bros 3, percentuale di vittoria 1,10%, tentativi una valangata, riusciti abbastanza altrettanti. Record di Reflect Fox in 3 minuti 19 secondi 0,52 centesimi. Direi che qui ci lasceremo le penne, cioè che ci metteremo una vita e mezzo per farlo. Quindi siamo passati dal livello iper super semplice ad un livello che sicuramente mi farà sudare le fatidiche 7 camicie, non lo metto in dubbio. Bellissimo di testa, gli sono andato di testa, mamma mia quanti commenti. Allora, oh, vediamo un po' se riesco. Grandi così, perfetto. Ora, a occhio devo passare di sotto. Scusate, ma tolgo i commenti. Tolgo i commenti almeno dallo schermo principale e li lascio solo sul gamepad, perché altrimenti veramente non si vede assolutamente niente e dava piuttosto fastidio sta cosa. Allora, vai, grandi così. Poi noi saliamo qui sopra. Benissimo, c'era gente tra l'altro nei commenti che ho visto che è rimasta bloccata lì su della prima parte. Molto molto carina questa cosa, molto simpatica e divertente mettere questi legni, diciamo così, che sono quelli del catenaccio tra l'altro, se non erro, in modo da permetterti di fare questo. Veramente veramente una cosa carinissima, complimenti di cuore. Mamma mia quanto ci è mancato. Ma se io la faccio distruggere? No, non si distrugge, ok. Quindi dice li abbiamo un po' disfatti. Allora, quella moneta ora il problema è come diavolo la prendo esattamente? Perché mi sa tanto che c'è da prenderla, ma come?
credo così a occhio, quindi... Dai Ale, ma cosa fai? Ma come si fa a morire in questo modo? Ok, tra un attimo quando torno lì, per ora mi sta piacendo veramente tantissimo. Ok, allora, la moneta rosa l'ho presa, ora ritorniamo... Anzi, saliamo qua su sopra. Ah, pensavo di rimanerci schiacciati. No, Ale, fermo, calmati. Allora, fai le cose per benino. Poi fai così. Dopodiché saltiamo qua su. Qui non è che ci hai messo qualcosa dall'altro che ci schiaccerà. No, torna indietro, Gumbino. Ok, perfetto. Ora, io spero che vada tutto bene. Spero veramente che vada... Tutto bene, non è andato tutto bene, maledizione. Cioè, è interessante questa parte, decisamente interessante. Magari sai cosa, manca un checkpoint, peccato perché lì un checkpoint forse ci stava bene. Ma magari c'è subito dopo, perché alla fine non è che avevamo fatto delle grandi cose. Un gran pezzo di livello, ecco, alla fine qui. Guardate come andiamo a palla adesso. Allora, dai che ce la facciamo stavolta. Dai che stavolta ce la facciamo. Dai che ce l'ho fatta, grandi così, ok, perfetto. Ora, vediamo un po' dove andiamo a finire, perché qui non ho idea veramente di cosa dovremmo fare. Forse devo... Ecco, ok, ok, ok. Bellissima sta cosa. Questa cosa è veramente spettacolare. Ok, ok, grandi in questo modo. No, girati, girati e girati, maledetta. Non così. Ah! Se stavo lì non ce l'avrei fatta. Forse non mi ha preso la direzione giusta la scarpetta. Forse dovevo prenderla dopo. È molto interessante però quella parte. Veramente non l'avevo mai vista una cosa del genere. È un livello così al momento, è la prima volta che lo vedo. Ok, stavolta l'abbiamo fatta praticamente girare subito la scarpetta. Spero basti e spero che faccia la cosa giusta sta scarpetta adesso. Spero vivamente che faccia... Doveva fare la cosa giusta, non l'ha fatta. Io non ho fatto la cosa giusta, non l'ho saltata praticamente. Mamma mia, com'è cattivo quel pezzo di livello. Ok, e proverò a saltarla quella moneta, perché non riesco proprio a prenderla. E sinceramente non capisco proprio come si faccia, quindi eviterò. L'ho presa, ok, alla grande, perfetto, benissimo. Ma completamente a caso, ma l'ho presa. E quella lassù invece come diamine faccio ad arrivarci a quella lassù sopra? Mi sa tanto di blocco nascosto, ma ora ho paura perché se prendo... No, se prendo anche quello non ci arriverò mai più lassù, quindi... ok, allora proviamo a non colpirli tutti. Questo perché è qui esattamente? Ah, no, 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 vieni. Vieni, maledetti! Ok, venite qui. Allora, vediamo un po' se ce la faccio. Prende... Che ce la facciamo, no, maledizione di quanto. Ce l'avevo quasi fatta, vieni qui, mo vieni, stavolta l'ho presa, sai. Allora, qui c'è da salire qui sopra. Poi fare così. Poi, torna a destra, maledetta nuvoletta. Bellissima sta cosa. Ok, questo sarebbe stato da mettere senza ombra di dubbio nei livelli popolari, perché è veramente... No, Ale, calmo, Ale, calmo. No, maledizione, maledizione. Da... tutto per prendere quella maledettissima moneta rosa che non so neanche se è indispensabile alla fine. No! Maledizione, l'ho persa stavolta. Allora, qui non ci risaliamo qui, giusto? No, allora, vado avanti sperando che non sia indispensabile quella moneta rosa. Io lo spero vivamente, anche se ho l'impressione che se c'è lì un motivo ci sarà. Mi sembra uno di quei livelli fatti a caso dove le cose si possono anche evitare. Quindi vediamo un po' cosa verrà fuori. Cosa ne verrà fuori, ne uscirà. Allora mettiamoci d'accordo, care nuvolette. Vediamo di metterci d'accordo qui, che è un problema. Non così. Allora, vieni qua. Tu, ok, perfetto, grandi. Non troppo a destra perché altrimenti prendi il muro. Ok, benissimo. Dopodiché saliamo qui, facciamo tipo scale. Tipo scale, quanto ci è mancato. Allora, adesso via di qua. Grandi in questo modo. Ok, la porta l'abbiamo raggiunta. Allora, checkpoint. Ok, perfetto. C'è da sperare davvero che non ci siano da prendere le monete rosa, perché altrimenti devo riniziare praticamente da capo. Bellissima anche questa parte. Da... Ok, sono ritornato in cima, perfetto. Ah, ho perso l'attimo giusto. Comunque, l'importante è essere ritornato in cima, porta presa, benissimo. Dopodiché qui altri salti, tipo quelli precedenti. Mamma mia, che rischio, che tragedia.
Allora, vediamo un po' se riesco a fare un salto. Sì. Sì. Vediamo un po' se riesco a fare un salto. Sì, sì. L'importante è crederci. Bene. Ok, siamo tornati qui. Sì, ho perso il potenziamento. Spero che non sia una cosa obbligatoria avere il potenziamento. Vai alle grande così, perfetto. Si fa molto meglio scendendo. A questo punto le monete rosa io le eviterei. Perché tanto, almeno che non sia indispensabile prenderle. Cioè, diciamo che... Oh mio. Oh mamma mia. Allora, vieni. No, con calma. Fantasmino. Facciamo le cose fatte bene. Ok, perfetto. Oh, molto carino che si fermi se sto nel centro. Veramente molto molto carina la cosa. Nel caso mi rifarò il livello prendendo e facendo vedere come si prendono le monete rosa alla fine. Oh, vediamo un attimo intanto di arrivare più avanti. Il più avanti possibile, se non altro qui. Fantasmino, facciamo le cose fatte bene perché altrimenti qui non ci salgo, eh. Ok, benissimo, è andata bene. Fantasmino ha collaborato. Fantasmino, vieni qua. Mamma mia. Mamma mia, che cattiveria. Allora, questa è cattiveria allo stato puro. Fantasmino, facciamo le cose molto, molto fatte bene. Ok, perfetto. Siamo riusciti ad arrivare fin qui, se non altro. Quella come diavolo si dovrebbe fare a prendere, in teoria, quella moneta rosa lì? Quella non ne ho veramente idea io, perché questo coso non scende giù. Quindi, destra, vai. Facciamo destra per una volta, di solito prendo sempre la sinistra. Stavolta facciamo destra, altro checkpoint. Grandi, comunque quella moneta rosa per me rimane un vero e proprio mistero, perché non avrei veramente idea di come fare a prenderla, Ale. Perché? Bastava fare così, poi bastava fare così e poi si morivano. Invece no, è andata bene, ok. Quindi qui facciamo in questo modo, benissimo. E poi via, altra moneta rosa complicatissima da prendere. Benissimo, ok, poi così. Poi... No, no, no. Dove dovevo stare? Lì sotto, mi sa che dovevo stare lì. Sulla piattaforma quella più esterna di quella sotto, credo, Ok, allora riproviamoci. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di buono. Quindi qui se io scendo... Se io fossi sceso giù invece di stare su a prescindere, tipo lì dovrei aver avuto tutte le chiavi, cioè tutte le monete, quindi aprire la porta, mi sa. Avrei potuto aprire la porta, cosa che io non ho fatto perché non ho tutte le chiavi. Ma questi sono dettagli, proprio dettagli. Vediamo un po' se il livello continuerà tra l'altro lì avanti, perché non ne sono così sicuro, Vediamo. Allora, siamo ritornati qui alla porta. In teoria se sto qui non dovrebbe succedere. Non doveva succedermi niente, invece è successo. Il muro, il muro di sopra, non l'avevo visto. Che genio. Ok, forse ci siamo. Abbiamo superato quel pezzo, benissimo. Ok, qui devo ritornare sopra e poi fare questo. Dopodiché abbiamo finito il livello. Non ci credo. Abbiamo finito il livello. Incredibili. Senza... Peccato senza prendere tutte le monete rosa. Allora, le volevo riprendere tutte. E vi giuro, le volevo riprendere tutte. Volevo farvi vedere come si faceva a riprendere tutte. Il problema è che non ho idea di come si faccia a prendere quella col fantasmino. Vi giuro, non ho idea di come si faccia a prendere quella del fantasmino come potenziamento, diciamo così. Come potenziamento, come moneta rosa. Forse bisogna perdere diciamo il potenziamento che ci dà prima. Perché non saprei. Comunque i miei complimenti per questo livello. Questo stava benissimo nei livelli popolari praticamente, perché questo è veramente fantastico, cioè è geniale. Alex gli dice sei un genio e questo è effettivamente un livello geniale, perché molti livelli che gioco sono belli perché sono divertenti e sono carini, ma questo è geniale veramente perché ha sfruttato praticamente la cosa dei diciamo il ceppo di legno dei catenacci in maniera molto particolare, unica nel suo genere direi, perché io non ne avevo ancora visti di livelli così. Quindi veramente, veramente i miei complimenti Chiavic, fantastico livello, veramente fantastico. Allora direi che dopo questo livello, per questo video ci possiamo salutare qui. Io vi ricordo se vi va di iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter, se vi va di seguirmi sul Miiverse e su Telegram, e sempre se vi va di aggiungermi agli amici di Steam, se avete un PC ovviamente. Trovate comunque tutti gli ID del caso e tutti i link del caso in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Rivedere l'anteprima di questo livello mi fa dire che è una figata assurda. Quindi un saluto ancora da Axis00 e alla prossima.